Allora, l'argomento della lezione di oggi è il transitorio di cortocircuito del trasformatore monofase. Voi avete già visto il transitorio di inserzione a vuoto del trasformatore monofase. Questo transitorio di cortocircuito è molto simile. È una condizione che si verifica essenzialmente in due casi maggiori. Il primo è quello in cui un trasformatore un trasformatore in cui un avvolgimento è chiuso in cortocircuito venga collegato a una rete di potenza prevalente. Un secondo caso notevole di transitorio di cortocircuito si instaura viceversa quando un trasformatore in cui un avvolgimento sia già collegato alla rete e il trasformatore inizialmente funziona a vuoto abbia l'altro avvolgimento repentinamente chiuso in cortocircuito. Studieremo questi due casi. Caso 1, trasformatore inizialmente non connesso alla rete e inizialmente uno dei due avvolgimenti è chiuso in cortocircuito, il trasformatore viene chiuso, connesso alla rete all'istante t uguale a 0. Secondo caso, quello in cui il trasformatore funzionante a vuoto viene chiuso in cortocircuito. Ok? Sono due casi notevoli. A cosa serve questo studio? Serve ovviamente a dimensionare opportunamente le protezioni da apporre all'ingresso del trasformatore e sulle sbarre per verificare le correnti, per escluderlo in caso di condizioni di corticircuito. Lo faremo attraverso un procedimento che ovviamente non si usa più, è un procedimento grafico, perché nel circuito magnetico sono presenti delle forti non linearità. Lo studieremo così come avete studiato fino a questo momento, effettuando un procedimento grafico. Questo procedimento grafico ovviamente non è quello che viene usato, ma è un ottimo ausilio didattico per capire la fisica del sistema, cosa avviene, e per poter poi realizzare dei programmi sul computer per poter poi analizzare numericamente queste grandezze. Quindi quello che si fa sul computer è esattamente quello che poi vi farò vedere in maniera grafica. Ok, allora partiamo come al solito dal modello del circuito equivalente del trasformatore, o meglio del modello dinamico del trasformatore. Lo sapete meglio di me, si tratta di scriversi i principi di Kirchhoff al primario e al secondario. Quindi abbiamo una V con 1 di T è uguale ad R con 1, I con 1 più L con 1 di I con 1 su T, dove questa L con 1 è l'induttanza di dispersione primaria, più la tensione indotta dovuta al flusso mutuo che si concatena con le n con 1 spine dell'avvolgimento primario. E questa è, non è altro che il principio di Kirchhoff scritto alla maglia rappresentata dal primario. Per quanto riguarda il secondario, che è chiuso in cortocircuito in entrambi i casi, è uguale a R' con 2 per I' con 2 più
L' con 2 DI' con 2 su DT meno N con 1 DF con C, N con 2 scusate, DF con C su DT. Questo sistema di equazioni differenziali, sono due equazioni differenziali nelle tre incognite con 1, di primo con 2 e fi con C, si completa se io avessi un legame fi con C con le due correnti I con 1 e di primo con 2. Sostanzialmente mi serve il legame del flusso di mutua con la corrente magnetizzante, ok? Ora queste sono tre equazioni differenziali, sistema di equazioni differenziali con una presenza di una non linearità, ok? È anche diciamo interessante dal punto di vista della risoluzione del sistema, come riusciamo a trarre da un sistema non risolvibile in forma analitica chiusa, riusciamo a trarre comunque delle indicazioni sul funzionamento del circuito. Un'altra cosa che volevo dire è, scritto così, queste equazioni, se fossimo in regime stazionario sinusoidale, corrisponderebbero corrisponderebbero in regime stazionario sinusoidale a un modello che è rappresentabile dal circuito equivalente scritto così, ci stiamo facendo riferimento al circuito equivalente in regime stazionario sinusoidale in cui I versi delle correnti sono presi in questa maniera qui, ok? Che poi è la maniera usuale, specialmente quando andate a risolvere gli esercizi, è molto più comodo sistemare in questo modo, ok? Bene. Allora dobbiamo risolvere un po' questo sistema di equazioni differenziali che è un po' rognosetto. Allora, come si fa normalmente? Si cerca di trasferire tutte le non linearità da un lato solo delle equazioni differenziali, cioè si sommano e si sottraggono le prime due equazioni. Allora, dalla somma delle prime due equazioni otteniamo, somma membro a membro delle prime due equazioni, otteniamo V con 1 di T uguale ad, a questo punto dobbiamo fare delle semplificazioni. La prima semplificazione è quella usuale, cioè che R con 1 sia uguale alla resistenza secondaria riportata al primario, che poi diciamo è uguale alla resistenza, se volete, di cortocircuito divisa per 2. Okay? Analoga cosa facciamo anche sulle reattanze e sulle induttanze di dispersione, cioè diciamo che la induttanza di dispersione primaria è uguale alla induttanza di dispersione secondaria riportata al primario, che è uguale alla induttanza di cortocircuito divisa per 2. Ok?
pardon, se ho riportato al primario, qua ci vuole uno, correggete sugli appunti. Ok, l'equazione di bilanciamento del circuito secondario alle grandezze riportate al primario. Ok, con questa approssimazione, con queste posizioni, io posso scrivere che V con 1 di T è uguale ad R con 1 per una quantità che chiamo I con N, poi vedremo a cosa corrisponde, più L con 1 per D con N su DT, e basta, dove ho indicato con I con N la somma di I con 1 più I primo con 1, ok? È la somma delle due corrente. Sottraendo invece membro a membro le equazioni ottengo V con 1 di T è uguale ad R con 1 per un'altra grandezza che è I con M più L con 1 D I con M su DT più N con 1 per due volte per del filo C su DT. Ok? Dove questa volta la I con M invece è una grandezza fisica, cioè la I con M è la differenza tra la I con 1 e la I primo con 2, e cioè è la corrente che cade sul cappio. Ok? È la corrente che è responsabile della perdita del ferro e della corrente magnetizzata. Ora, a questo punto, diciamo, noi non possiamo dire molto di più, quindi questa è una corrente fittizia per il momento, quest'altra è una corrente invece reale, fisicamente presente nella macchina, il cui studio sappiamo che è molto importante. Ora, il sistema non sarebbe risolubile perché questo legame qui, φ con C, in funzione delle due correnti, questo legame costitutivo, è non lineare, ma è addirittura polidromo, perché lì in mezzo c'è un ciclo di stesi. Di conseguenza sarebbe molto molto complicato, se non assolutamente impossibile, risolvere il sistema nella sua maniera ideale. Per questo motivo adottiamo inevitabilmente una semplificazione anche qui. Qual è la semplificazione? La semplificazione è quella di ridurre il ciclo di steresi alla sua caratteristica media, caratteristica curva di media magnetizzazione. In questo caso la caratteristica che è polidroma si ritrova ad essere schiacciata sulla curva di media magnetizzazione e diventa monodroma, sebbene la non linearità è ancora presente. Ok? Solo in questo modo riusciamo a dare un senso fisico a quello che stiamo vedendo. Bene, a questo punto iniziamo a risolvere il sistema di equazioni differenziali, ricordandoci che esistono anche che dobbiamo tener conto anche delle condizioni iniziali, e che queste condizioni iniziali sono diverse nei due casi presi in considerazione, cioè quello in cui il circuito era già non era ancora connesso alla rete, e quello in cui viceversa invece c'era già una connessione in rete, c'era già una corrente a vuoto che circolava nella macchina e stiamo semplicemente chiudendo l'interruttore sul cortocircuito secondario. E sono due condizioni iniziali diverse
ma le equazioni differenziali sono le stesse, quindi iniziamo a integrare l'equazione differenziale e poi ci scegliamo le condizioni iniziali. Diciamo che per il momento ce le lasciamo libere, la condizione iniziale sulla corrente, la corrente I all'istante t uguale 0, la chiamiamo I di 0, e di volta in volta questa I di 0 sarà la I con M di 0, la I con N di 0 e così via. E anche il flusso φ con C all'istante t uguale a 0 in realtà dipende dalla corrente di magnetizzazione, quindi dal valore iniziale della corrente magnetizzante, e quindi sarà un φ con C di I con M all'istante 0. Okay. Scusate, un'altra cosa non vi ho detto, che questa, avendo trascurato l'area del ciclo di steresi e avendo ridotto il ciclo di steresi alla caratteristica media, noi stiamo di fatto trascurando anche le perdite nel ferro. Siccome trascuriamo le perdite nel ferro, questa corrente I con M non è la corrente che passa nel cappio, ma ancora di più è la corrente magnetizzante. Ok? La I con M coincide con la corrente di magnetizzazione, quindi abbiamo semplificato il cappio non portando in conto le perdite nel ferro. Va bene? Vi avevo già presentato il circuito equivalente nella sua forma più semplificata, quella in cui è assente già la resistenza equivalente alle perdite nel ferro. Bene? Andiamo avanti. Allora, iniziamoci a risolvere. Come vedete, abbiamo spostato tutta la non linearità nella seconda equazione. Iniziamoci a risolvere la prima. Vado sull'altra lavagna perché così vi lascio queste che mi servono così. Allora, immaginiamo che la V con 1 di T, che il trasformatore sia connesso a una rete a potenza prevalente. Cosa significa potenza prevalente? Una rete in cui in grado di fornire ai suoi terminali una tensione di ampiezza e frequenza fissate e costanti indipendentemente dal carico che viene connesso alla rete. Ok? La rete è talmente tanto piena di generatori che se io gli connetto un trasformatore in cortocircuito ai suoi morsetti non varia la tensione. Questo ci consente di dire che il forzamento dell'equazione differenziale è fissato, è un radical due, V, dove V è il valore efficace della tensione, per il coseno di omega t più una certa quantità che chiamo delta. Delta cosa rappresenta? L'istante iniziale, cioè all'istante t uguale a 0, in cui io immagino che avvenga il cortocircuito, la tensione in V può avere un valore qualunque. Quale sarà? Così vedete. Ok? Per questo mi sono portato in testa. Questo è tipico delle reti a potenza prevalente, cioè io, questa è la tensione fissata. Ok, a questo punto mi devo scrivere questo, è uguale ad R con 1 per I con N più D I con N su DT. E questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine in una sola incognita, questa ce la beviamo in un bicchiere d'acqua, la risolviamo trovandoci la soluzione di regime permanente e la soluzione dell'omogenea associata, okay? E poi imponendo le condizioni al contorno, le condizioni iniziali. Ok, a questo punto la soluzione dell'omogenea associata sarà una I con N con O, si può risolvere con Lagrange, con il polinomio caratteristico, alla fine lo sapete meglio di me perché lo vedete anche più fresco, che la soluzione è del tipo C con 1 per E elevato alla lambda T, dove lambda si ottiene dalla soluzione del polinomio caratteristico ed è
l'inverso, il reciproco della costante di tempo 1 su tau, anzi meno il reciproco della costante di tempo 1 su tau, cioè meno r fratto l, meno r con 1 fratto l. Okay? Quindi la soluzione alla fine sarà del tipo c con 1 per e elevato alla meno t fratto tau. Questa è la tipica risposta di un sistema del primo ordine, lo sapete bene. La soluzione a regime permanente, I con n in regime permanente, viceversa, è quella che si ottiene trasformando questa equazione nel mondo dei fasori, perché tanto il forzamento è sinusoidale, posso, diciamo, trasformare tutto in fasoriale, ed è la soluzione di una rete RL. Sostanzialmente, se la volete vedere nei fasori, questa equazione qui diventa V è uguale a R più J omega L sempre con 1 per I. Ok, quindi la soluzione è molto semplice, ci sarà un'ampiezza e una fase. Sarà la soluzione sinusoidale anch'essa con un'ampiezza e una fase. Qual è l'ampiezza? L'ampiezza è V radical 2 V. Scusate, forse sto scrivendo troppo piccolo e quando nella proiezione non si vede. Radical 2 V fratto, se volete, il modulo dell'impedenza di cortocircuito primaria per ho scritto coseno, facciamo così per uniformità, scriviamo la coseno, va? Per il seno di omega t più delta meno fi, dove fi è l'arco tangente della fase dell'impedenza primaria di cortocircuito. Quindi è l'arco tangente sostanzialmente di omega L1 fratto R1. Okay. Quindi la soluzione I con N sarà I con N di T somma delle due componenti, la soluzione dell'omogenea associata e la soluzione di regime permanente, cioè C con 1 per E elevato alla meno T su tau. Se volete questo tau lo chiamiamo tau con 1, va? Perché così ci ricordiamo che sono i parametri primari, più radical 2 con 1 fratto z1 per il seno di omega t più z, dove se volete z con 1 è uguale alla radice quadrata di r1 al quadrato più omega l1 il tutto. Ok, a questo punto dobbiamo trovare le condizioni iniziali. Le condizioni iniziali si hanno saranno che questa corrente I con n di t ha un determinato valore I con n in 0. Ok? I con n per t uguale a 0 sarà uguale ad I con n di 0. Ok, ci basta soltanto questa condizione iniziale per determinare la costante C con 1. Quindi tutta questa equazione si scrive I con n di t, scusate, la particolarizziamo per t uguale a 0, e avremo
che i con n di 0 è uguale a c con 1 più radical 2 v con 1 fratto z con 1 per il seno di delta meno fi all'istante 0, da cui si ottiene che c con 1 è uguale a che cosa? Ad i con n di 0 meno radical 2 v con 1 fratto z con 1 per il seno di delta meno fi. Sostituendo nella i con n di t è uguale ad scriviamo la prima così, i con n di 0 meno radical 2 v con 1 fratto z con 1 per il seno di delta meno phi, il tutto va moltiplicato e alla meno t fratto tau 1 più radical 2 v con 1 fratto z con 1 per il seno di omega t più delta meno phi. Scriviamocela un poco meglio. Raggruppando e mettendo in evidenza, possiamo scrivere che la i con n di t è uguale a radical 2 v con 1 fratto z con 1 per seno di omega t più delta meno phi, meno seno di delta meno phi per e elevato alla meno t su tau con 1, più i con n di 0 per e elevato alla meno t fratto tau 1. Ok, la commentiamo brevemente. Questa ha una soluzione di regime permanente che non è altro, se ci pensate, che un valore di cortocircuito, ok? È v con 1 diviso z con 1, è la tensione applicata divisa per l'impedenza di cortocircuito prima. Quindi c'è una, diciamo, un valore di regime permanente, e poi ci sono delle unidirezionali smorzate secondo la costante di tempo della tipica dei parametri del circuito binario. Va bene? Classica equazione RL. Questa non è tanto una corrente fittizia, lo vedremo dopo, che anzi è una quantità piuttosto importante, ok? La commentiamo successivamente. Per il momento vi rimanga questa equazione qui, che definisce la equazione, e poi ci andiamo a guardare nel dettaglio dopo, che avremo parlato anche della I con M, cosa è questa, cosa rappresenta e perché questa è molto importante, e forse più importante dell'altra, per cui quasi quasi, diciamo, ci conviene trascurare. Passiamo a questo punto a risolvere l'altra equazione, quella rognosa, quella con la non linearità, quella che riguarda invece la corrente magnetizzata.
ci sono domande, se ci sono domande fatele, non vi fate inibire dalla telecamera, potreste diventare famosi. Allora, seconda equazione differenziale. Scusate, per tutti questi punti possono sembrare aridi, ma questo basta il commento. Ok, allora, V valore di T è uguale ad R1 corrente magnetizzante più L1 dei con M su dt più 2 n con 1 per dφ con c su dt, sempre ricordando che la V con 1 di t io la posso scrivere come radico al 2 valore efficace per il seno di omega t più delta. Ok, allora, cosa facciamo? Beh, a questo punto questa la integriamo sul primo e secondo membro, però per comodità nostra, così come credo abbiate fatto già nel transitorio di inserzione a vuoto, trascuriamo le cadute sulla resistenza primaria. Quindi, integrando primo e secondo membro, cosa abbiamo? Abbiamo radical 2 V per coseno di omega t più delta, coseno meno, diviso omega. Va bene? Questo è l'integrale del primo di quello che sta a più. Secondo membro facile, uguale L con 1 I con M più 2 N con 1 Φ con C, entrambe funzioni del tempo, più una certa costante che chiamo C con 2. In C con 2 ci sono le condizioni iniziali che dobbiamo dare opportunamente. Dividiamo anche per L con 1, così ci troviamo la I con M libera, meno radical 2 V fratto omega coseno omega T più delta L1 uguale I con M più 2 N con 1 fratto L con 1 Φ con C più C con 2. Determinazione di C con 2. C con 2 dipende dal valore iniziale della corrente I con M e del flusso Φ con C, del flusso di nucleo Φ con C, che saranno I con M di 0, scusate, I con M all'istante t uguale a 0, che è quello in cui avviene il cortocircuito, uguale a I con M di 0, e I con C all'istante t uguale a 0, uguale a I con C. Bene? Ok. Allora, a questo punto ci determiniamo la C con 2. Scriviamoci come al solito questa equazione all'istante t uguale a 0 e abbiamo meno radical 2 V fratto omega L1 coseno di delta uguale a I con M in 0 più 2 N con 1 fratto L con 1 Φ con C in 0 più C con 2, da cui si ottiene che C con 2 è uguale a meno radical 2 V fratto omega L1
coseno di delta meno facciamo così, meno lo passiamo fuori tutto, così facciamo più presto, più i con n in 0 più 2n1 fratto L1 fi con c all'istante 0. Credo che sia lui. Allora, a questo punto andiamo a sostituire la c con 2 nella relazione che abbiamo appena scritto. Risulta meno radical 2v fratto omega L1 coseno di omega t più delta uguale a i con m, questa volta indichiamolo esplicitamente di t, così non ci confondiamo, più 2n con 1 fratto l con 1 fi con c più c con 2, ma c con 2 meno quella quantità là, radical 2 fratto omega L1 V coseno di delta più I con M in 0 più 2N1 fratto L1 Φ con C all'istante 0. Ok? Come al solito riordiniamo i termini per ottenere qualcosa di più leggibile e fruibile principalmente. Quello che ci interessa è questa quantità qua, I con M di T più 2N con 1 fratto L con 1 Φ con C di T. Questo è uguale a radical 2 V fratto omega L1 più per coseno di delta più meno coseno di omega t più delta più I con n di 0 più 2n1 fratto L con 1 Φ con C di 0. Credo che sì, che abbiamo messo tutti i termini. Fatevi fare un rapido check, ma mi pare che siamo, che ci siamo. Stiamo a postissimo. Ok, allora cancello questo passaggio intermedio, posso? E mantengo le due equazioni, il più è fatto, ok? Abbiamo risolto un, si fa per dire, un rognosissimo sistema di equazioni differenziali. Allora, iniziamo dalle considerazioni su questa seconda equazione qui, che ci dà la corrente magnetizzante, ci dà il transitorio di corrente magnetizzante. Allora, a questo punto dobbiamo distinguere le condizioni iniziali che abbiamo, ok? Cioè distinguere i due casi diversi che abbiamo. Che abbiamo enunciato al principio della lezione. Allora, il caso più semplice da portare in conto è il seguente. È il primo dei due che abbiamo analizzato, cioè la macchina non era connessa alla rete e quando viene connessa alla rete uno dei due avvolgimenti è già in cortocircuito.
Quindi all'istante t uguale a 0 avviene la connessione in rete e la macchina era in cortocircuito. Allora, se siamo in queste condizioni qua, a meno di una magnetizzazione residua, ma diciamo trascurabile, possiamo dire che la corrente magnetizzante all'istante 0 è 0 e che il fibo C all'istante 0 era quello che compete alla corrente magnetizzante nulla e nullo. Nucleo di materiale magnetico dolce, quindi la sua magnetizzazione residua è molto bassa. Allora, a questo punto, con queste posizioni qua, dobbiamo andarci a studiare semplicemente un'equazione che è diventata ancora più semplificata, cioè la y con n di t più 2 n con 1 fratto n con 1 fi con c di t uguale radical 2 v fratto omega l con 1 per coseno di delta meno coseno di omega t. Questo sì, a rigore ci vorrebbe una parentesi quadra, omega t più delta usa onda. Ok, è solo questo. Come si studia? E qui, diciamo, entra in gioco il procedimento grafico. Allora, procedimento grafico, come al solito si usa quel diagramma tripartito in cui vado a mettere la caratteristica nel secondo, nel primo quadrante e le altre. Ora, il problema è che a me adesso, rispetto a quello che avete fatto fino a questo momento, non mi serve più soltanto la caratteristica di flusso rispetto alla y con m, ma c'ho anche un termine in più. Beh, ma è semplice, perché immaginate che io metta qui il flusso, ok? Fi con c, in funzione della y con m, della corrente magnetizzante. La caratteristica fi con c y con m l'avete costruita con l'ingegner Volpe per punti ed è qualcosa che fa in questo modo. Ok, significa, se io voglio costruire adesso la y con m più fi con c per una certa costante, la prima cosa che faccio, mi vado a costruire, vado a moltiplicare questa caratteristica qua, l'ordinata di ogni punto, parto da un y con m, l'ordinata di ogni punto me la vado a moltiplicare per un fattore, il fattore 2n con 1 fratto L con M, e quindi ottengo una nuova caratteristica, dovevo portare i gessetti colorati, che sarà la 2N con 1 N con 1 fratto L con M. L con 1, scusa. Omega L con 1, no, fratto L con 1. Quindi questa è la funzione che rappresenta 2 n con 1 fratto n con 1 per phi con c. A questa ordinata adesso ci posso andare a sommare la corrente y con m, che tanto conosco perché da questa sono partito, quindi sommo ancora a questa ordinata la corrente y con m, faccio per punti e mi traccio una nuova caratteristica. Questa nuova caratteristica un po' più lineare, perché la y con m in funzione di y con m è la bisettrice del primo quadrante. Questa qui sarà la y con m più 2 n1 fratto l1 fi con c. Scusate se i caratteri sono un po' piccoli, ho raggiunto il limite della lavagna.
Va bene? Quindi io qua sopra, sull'asse delle ordinate, con questo procedimento grafico, mi sono andato a costruire l'andamento di icon n più 2n1 fratto l1 fi con c in funzione della icon m stessa. Questa quantità qui è istante per istante uguale a radical 2 v fratto omega l1 coseno delta meno coseno di omega t più delta. Quindi l'andamento nel tempo di questa quantità che io ho rappresentato in funzione di icon m viene chiarito se io introduco un altro asse tempo e su questo asse mi vado a tracciare la funzione coseno di delta meno coseno di omega t più delta. Ora, questa funzione coseno di delta meno coseno di omega t più delta dipende dall'istante di accensione, ok? Dall'istante di chiusura dell'interruttore, cioè sostanzialmente da quanto vale delta. Beh, quindi delta, iniziamo dai casi estremi e poi vediamo i casi intermedi. Per delta uguale 0 o delta uguale pi greco, coseno delta ci dobbiamo andare a guardare, a rappresentare radical 2 v fratto omega l1 per coseno di delta meno coseno di omega t più delta. Ok, allora, iniziamo da delta uguale a 0, ma il caso delta uguale a pi greco è lo stesso, solo ribaltato. Per delta uguale a 0 questa relazione qua che diventa? Diventa radical 2 v fratto omega l1 per 1 meno coseno di omega t. Ok, cos'è 1 meno coseno di omega t? Quindi varia come sostanzialmente nel tempo come 1 meno il coseno di omega t. Cioè l'andamento è questo è 1 meno coseno di omega t. Come vedete la condizione iniziale è sempre 0. E così via. Allora cosa succede? Devo prendere un istante di tempo t, un certo istante di tempo t, qua mi riporto l'andamento in t, e quindi lo stesso istante di tempo t lo rifletto qui. Vado a trovare per il determinato istante di tempo t l'ordinata che mi rappresenta il forzamento del sistema, entro in questa curva che faticosamente ci siamo costruiti, ritorno con la nuova ordinata che sarà il valore della icon m nell'istante t e me la vado a tracciare all'istante di tempo t. Cosa uscirà fuori? Beh, uscirà fuori inevitabilmente, per come è fatta la curva, per delta uguale 0, uscirà fuori inevitabilmente una corrente un po' scomposta deformata con valore medio non nullo, ok? Cioè unidirezionale. Ovviamente, attenzione, questa unidirezionalità è fittizia, perché sostanzialmente noi nel risolvere l'equazione differenziale relativa alla corrente di magnetizzazione non abbiamo considerato le cause smorzanti, abbiamo eliminato la resistenza
e in origine avevamo già eliminato le perdite nel ferro. Se fossero presenti anche le cause smorzanti, diciamo, ci sarebbe un inviluppo di queste curve che la portano giù verso la soluzione di regime permanente, che è quella comunque ci deve essere. Ok? Per delta uguale a pi greco, stessa cosa, ribaltata dall'altro lato. Per altro caso interessante che si pone in questo caso, è la condizione delta uguale più o meno pi greco mezzo. Delta uguale più o meno pi greco mezzi, abbiamo che il coseno di delta diventa coseno di più o meno pi greco mezzi e quindi vale 0, e quindi mentre il coseno di omega t più delta diventa seno di omega t. Ok? Quindi tutto va come se il forzamento adesso fosse diventato sinusoidale. Dall'uno o dall'altro lato, a seconda che ho più pi greco mezzo o meno pi greco mezzo. A questo punto, in quest'altro caso estremo, abbiamo che la corrente è già assestata al suo valore di regime permanente. Ok? Quindi praticamente è alternativa, ed è già, se volete, un po' meno deformata rispetto al caso precedente, perché il caso precedente era tutto spostato verso valori della corrente magnetizzante più elevati, è già assestata al valore di regime della corrente, ma questo qui non è altro che il valore della corrente magnetizzante assorbita nelle condizioni di cortocircuito. Ok? Per valori di delta intermedi tra questi due casi, ovviamente succederanno tutte le situazioni intermedie. Ci saranno correnti smorzate con valore medio iniziale variabile, o meglio contenuto tra il valore estremo del caso delta uguale 0 pi greco e questo. Ok? Bene, questo per quanto riguarda la corrente magnetizzante nel caso in cui c'è un'inserzione del trasformatore con connesso già in cortocircuito, con un avvolgimento connesso già in cortocircuito. Guardate un po' pure di terminologia inglese, queste sono inrush currents. Okay. Bene. Secondo caso, quello più ancora, diciamo, ancora no limits. Allora, andiamo avanti. Il secondo caso è invece quello in cui un trasformatore un po' ancora più, diciamo, più vicino alla realtà, ma diciamo più complicato, è quella di trasformatore di un trasformatore che era connesso alla rete e stava inizialmente funzionando a vuoto, e questo trasformatore viene cortocircuitato repentinamente nell'istante T uguale a 0. Okay. Questo è un po' più vicino a un caso che si può porre nella realtà, cioè mentre il trasformatore sta funzionando lo cortocircuito. Perché a vuoto? Perché, diciamo, se permettete, le equazioni già sono difficili così, ma anche perché
è il caso estremo, è il worst case che si può succedere, che vi può succedere al trasformatore. Okay. Allora, come al solito, riprendiamo l'equazione ricordandoci che adesso la condizione al contorno non è più tanto facile. Quindi purtroppo l'equazione ce la dobbiamo tenere così. Però questa condizione al contorno ce la andiamo a rubare dal funzionamento a vuoto del trasformatore. Nel funzionamento a vuoto del trasformatore, integrando l'equazione binaria a vuoto, l'avete già fatto, integrando quell'equazione io ottengo che meno radical 2 v fratto omega L1 per coseno di omega t più delta è uguale ad i con m sì, i con m di t più n con 1 fratto L con 1 per φ con c di t. L'avete già fatta quando avete studiato il funzionamento a vuoto del trasformatore. Si prende comunque l'equazione primaria e si integra, esce questa, è normale. A questo punto particolarizziamo questa all'istante t uguale a 0. Nell'istante t uguale a 0 otteniamo meno radical 2 v fratto omega L1 coseno di delta uguale i con m in 0 più n con 1 fratto L con 1 φ con c di 0. Ok? Ricordando sempre che il φ con c di 0 in realtà è un φ con c di i con m di 0. Sostituiamo questa nuova condizione iniziale nell'equazione, ottenendo così l'equazione che dobbiamo andare a studiare. Allora, l'equazione da studiare è la seguente. I con m di t, correggetemi se manco qualche termine, se sbaglio qualche numero, perché è facilissimo con queste formule lunghe, uguale, dunque, radical 2 fratto omega L1, scriviamoci tutti i termini perché ce ne sarà qualcuno che va via, cosen delta meno radical 2 fratto omega L1 coseno di omega t più delta più allora, con m di 0 non è altro che meno, la prendiamo dalla condizione iniziale, meno radical 2 v fratto omega L1 coseno di delta meno n con 1 fratto L con 1 φ con c in 0 più l'ultimo termine 2 n con 1 fratto L con 1 φ con c di 0. A questo punto semplifichiamo perché questo termine qui va via con questo e rimane, e questo qui diciamo si dimezza, quello che resta lo scrivo nella lavagna, posso chiudere la lavagna? Nella lavagna successiva è i con m di t più 2n1 fratto L1 fino a c di t uguale meno radica 2 fratto omega L1
coseno di omega t più delta meno più, scusate, più n con 1 fratto l con 1 fi con c di 0. Ok, ecco che a questo punto possiamo sfruttare la stessa costruzione grafica che abbiamo costruito fino a questo momento con la caratteristica i con m di t più 2 n con 1 fratto l con 1 fi con c di t. Questo è il tempo. Il forzamento dipende dalla condizione iniziale del flusso, cioè nell'istante in cui abbiamo chiuso, il flusso iniziale in che condizioni si trova? C'era un trasformatore funzionante a vuoto, potremmo essere nell'istante in cui il flusso era nullo, potremmo essere nell'istante in cui il flusso è diverso da zero. Tutto dipende sempre dall'istante delta in cui vado a chiudere l'interruttore. A questo punto abbiamo casi, come al solito, casi estremi: delta uguale a 0, e abbiamo qui un coseno di omega t. La corrente magnetizzante non necessariamente doveva stare a 0 all'istante iniziale, quindi diciamo può essere quella che è, di indipendenza dal flusso iniziale. Quindi in generale noi ci troveremo, metto una fase qualunque, in una condizione come questa, in cui c'è una condizione iniziale sulla corrente, una condizione iniziale sul forzamento e un valor medio che dipende dalla condizione iniziale del flusso. Ok? Quindi, come al solito, io devo andare sulla caratteristica, entro con questo valore, questo sarebbe corrispondente a un valore negativo, quindi inizierei da un valore negativo della corrente magnetizzante con il valore iniziale, e ciò, diciamo, una corrente magnetizzante che è deformata perché il legame è non lineare e si assesta progressivamente al suo valore di regime permanente. Ok, e questo è dal punto di vista della corrente magnetizzante, ma non finisce qui essenzialmente, perché la corrente magnetizzante non è poi tanto importante, perché la corrente magnetizzante è quella che passa nell'impedenza di magnetizzazione e quindi è piuttosto bassa rispetto alle correnti in gioco. Non solo, ma se guardate il cortocircuito del trasformatore, credo che l'abbiate già fatto quando avete fatto la prova a vuoto e prova di cortocircuito, questa è la tensione piena. La tensione che cade sul cappio in condizioni di cortocircuito, se le due impedenze sono uguali, questo diventa un partitore. Quindi questa tensione qua l'avete già fatto, è grosso modo circa un mezzo. Ok? Quindi è una corrente magnetizzante che va sull'impedenza di magnetizzazione, ma nelle condizioni di cortocircuito il valore di regime permanente è anche una corrente più bassa di quella, diciamo, che ci aspetteremmo nelle condizioni condizionali. Ovviamente è una corrente di cortocircuito. Il problema è la corrente assorbita al primario, perché noi su questa corrente qua dobbiamo andare a dimensionare le protezioni, quindi noi su questa ci dobbiamo guardare. Ma questa corrente da che cosa l'abbiamo? Beh, dovremmo a questo punto sommare la I con M alla I con N per ottenere la I con 1, ok? Facciamolo in modo più semplice. Allora, diciamo che la I con M è molto bassa, è tanto bassa da poterla trascurare. Se la I con M è tanto bassa da poterla trascurare,
a questo punto io resto soltanto con la i con n. Ma questa i con n è i con 1 più i con 2 riportato al primario. Ok? Se io ho trascurato la corrente magnetizzante, l'ho trascurata del tutto, la I con 1 è uguale alla I con 2. Quindi questa è circa uguale alla I con 1 moltiplicata per 2. Quindi se io prendo la I con n e la vado a dividere per 2, ottengo quella che mi interessa, cioè la I con 1. Ok? Quindi a questo punto andiamo a fare questa operazione sulla equazione che abbiamo già scritto e troveremo il valore della I con 1 che ci aiuterà poi a dimensionare le protezioni del circuito. Allora, I con 1 di T è uguale a che cosa? A radical 2 V con 1 fratto 2 Z con 1 per seno di omega T più delta meno Fi meno seno di delta meno Fi per E elevato alla meno T fratto tau 1 più la I con n in 0 per elevato alla meno t divisa per t. Questa scusate, non I con n di 0 ma I con n in 0, questa è l'equazione che mi interessa analizzare. Allora, caso 1, caso in cui il trasformatore era già chiuso in cortocircuito. Abbiamo visto che nel caso 1 I con 1 di 0 è uguale a 0. Potenzialmente la corrente è nulla. Il trasformatore va sconnesso dalla rete. Corrente. Cosa resta? Resta che I con 1 di T è uguale a radical 2 V con 1 diviso 2 Z con 1 per il seno di omega T più delta meno Fi meno il seno delta meno Fi per E elevato alla meno T fratto tau 1. Allora, c'è una componente unidirezionale smorzata, c'è una soluzione di regime permanente che è la condizione di corrente di cortocircuito. Attenzione, quando fate la prova di cortocircuito non vi venite a dire che la corrente che passa nel circuito, nella prova di cortocircuito della macchina, è la corrente di cortocircuito. Non è la corrente di cortocircuito, la corrente di cortocircuito è questa. Cioè si ottiene da radical 2 V con 1 diviso due volte l'impedenza primaria, cioè in realtà tutta l'impedenza di cortocircuito. È la tensione primaria nominale applicata sull'impedenza di cortocircuito. Questa è la corrente di cortocircuito in regime stazionario permanente. Nella prova di cortocircuito, dov'è che cambia la cosa? Perché la corrente non è la stessa? Nella prova di cortocircuito non c'è la corrente di cortocircuito. Nella prova di cortocircuito il 4% di quella nominale si effettua aurea corrente nominale, cioè si varia la tensione stando attenti a che la corrente raggiunga il suo valore nominale. E la tensione non sarà la tensione nominale, ma sarà la tensione di cortocircuito. Questa invece è la corrente di cortocircuito. Ok, allora, ci sarà un esponenziale smorzato, una unidirezionale smorzata e una soluzione di cortocircuito permanente. Questa esponenziale smorzata potrebbe anche non esserci, se sono preciso
e azzecco l'istante di accensione nell'istante in cui delta è uguale a phi, sono andato proprio precisissimo, se delta è uguale a phi questo termine scompare e ho soltanto la soluzione di regime permanente. Ok? E la corrente è sinusoidale di seno di omega t, che è la corrente del circuito, quindi è la soluzione del circuito. L'altro caso estremo è il caso in cui ho seno, scusami, delta è uguale a phi più o meno pi greco mezzi, quindi questa quantità diventa seno di più o meno pi greco mezzi, cioè 1 oppure meno 1. Significa che qua ho una esponenziale smorzata inevitabilmente, quindi ho una corrente che si smorza, e qui ho un coseno, okay, in maniera tale da far variare la corrente a partire dal suo valore 0. Cosa succede? Che entro il primo semiperiodo qui ottengo il valore massimo della corrente, perché la corrente parte da zero, poi raggiunge il suo valore massimo, che sarà quello dato dalla somma, diciamo, quando qua c'è 1 e quando qua c'è meno 1. Ok? Quindi nel primo semiperiodo raggiungo il valore massimo della corrente. Va bene? Poi ci sono i casi intermedi. I casi intermedi vanno tra il peggiore possibile, che è questo, quello con l'unidirezionale dentro, e il migliore possibile, che è questo in cui raggiungo direttamente la corrente di cortocircuito permanente. Ok? Ovviamente le protezioni le devo dimensionare considerando, diciamo, questi due valori, questi due valori. Ok, se volete, qual è il valore massimo che si raggiunge? Sarà radical 2, la corrente massima è uguale a radical 2 v con 1 fratto 2 z con 1, e si raggiunge negli istanti in cui questi due si sommano, considerando che magari questo non si sia ancora smorzato. Il valore peggiore possibile raggiungibile è 1 più elevato, no scusate, 1 più 1 quindi ho raggiunto la condizione. Okay. Se volete essere più precisi, qua ci dovete mettere diciamo, il semiperiodo. Bene. Ok. Questo è il caso 1. Nel caso 2, diciamo, il caso 2 è quello in cui la corrente iniziale I1 di 0 non è uguale a 0, ma è diverso da 0. Questo significa che oltre a questo andamento che abbiamo appena commentato e che si può ripetere analogamente, c'è anche la I con 1 di 0 per elevato alla meno t su tau 1. Ok? La I con 1 di 0 per elevato alla meno t su tau 1, c'è una seconda esponenziale smorzata, una seconda unidirezionale smorzata. Ok? Le cose dal punto di vista fisico non cambiano. Ok, se lo dovessi fare con un computer, ovviamente la costruzione non sarebbe più grafica, però diciamo le considerazioni fatte sono le stesse. La costruzione della caratteristica phi in funzione della corrente non è altro che una caratteristica che io vado a tabellare nel computer e parlare un po' là. Altra considerazione che devo fare è quello che poi serve alla fine di tutto è questo, okay? Cioè dimensionare le protezioni per la massima corrente o per la condizione di leggera corrente.
perché quindi alla fine quello che conta negli schemi elettrici è carta, penna e calamaio, che si calcola questo. Va bene? Se abbiamo un poco di tempo, e ce l'abbiamo, ci facciamo un semplice esercizio, diciamo, vogliamo farvi anche una considerevole sezione esercitativa, per cui vi verrò a fare anche degli esercizi numerici che risolveremo insieme, nei quali chiederò anche la vostra collaborazione in maniera tale che facciamo un po' di brainstorming e li risolviamo tutti quanti insieme. Ok, il primo esercizio è molto semplice perché abbiamo poco tempo a disposizione, poi non vi ho fatto neanche fare il break. Non so se il professor Tenesi vi fa fare il break oppure va a lui. Ok, non me lo faccio fare neanche io, però vi lascio 5 minuti prima. Quindi vi ho fatto un esercizio che in questi 10 minuti ce la riusciamo a fare. Allora, grosso modo voi i trasformatori li avete finiti e avete fatto anche i trasformatori trifasi, vero? Allora, facciamo così. È un caso che si pone comunemente nella pratica tecnica, nel senso che ho un parallelo di trasformatori, però ho già il trasformatore installato, voglio vedere quanto deve essere grande un trasformatore che ci devo andare a mettere in parallelo, okay? Che caratteristiche deve avere e come lo devo scegliere, ok? Allora, io ho già un trasformatore trifase, che è un trasformatore trifase stella triangolo. Questo trasformatore trifase ha una potenza di 300 kV ampere. Aiutatemi voi con i conti, ok? Non ho la calcolatrice. Poi la tensione, diciamo, primaria di questo trasformatore è uguale a 20 kV. La tensione secondaria, la V2,0, è uguale a 400 volt. Frequenza 50 Hz e questo trasformatore ha una PCC percentuale del 2% e una VCC percentuale dell'8%. Ora il problema è che il carico ha una potenza del carico, P con L, di 495 kV ampere. Ovviamente con un cosin phi 0,8. Il problema è che io non gliela riesco a garantire con questo trasformatore, siamo fuori addirittura dalla potenza apparente del trasformatore. Ma la richiesta è anche che io voglio che la tensione sul carico non scenda sotto i 380 volt. Ok? Quindi la mia richiesta è che anche questo secondo trasformatore serva a mantenere una tensione sul carico sufficientemente stabile. Bene,
Allora, la commessa che abbiamo avuto è: mi trovi un trasformatore che possa accoppiare a questo, che consenta di fare quello, e mi dici anche che corrente mi sta erogando, mi stanno erogando i due trasformatori. Ok, allora non è tanto facile. La prima cosa che dobbiamo fare è calcolarci dalle prove in cortocircuito i parametri longitudinali dei trasformatori da andare a mettere in parallelo, perché poi, se vi ricordate, il circuito comprende i parametri. Nel testo dell'esercizio non viene menzionata la corrente a vuoto. Generalmente in tutti gli esercizi che vi diamo all'esame il calcolo della corrente magnetizzante non c'è. Considerate però che lo sapete fare e che nel momento in cui dovete dare un valore preciso al committente, ovviamente dovete andare a considerare anche i parametri del calcolo, anche la corrente. Allora, la prima cosa che io farei a questo punto è calcolarci la potenza di cortocircuito, il valore assoluto, e la tensione di cortocircuito. Ok, la potenza di cortocircuito è radical 3 QI, quindi è 0,02 per 300, ovvero sono 300 per 10 al cubo, e la tensione di cortocircuito è 0,08 per mettiamo tutto al secondario, ragioniamo al secondario per 400. Ci siete? Allora, 0,02 sarebbe un decimo di un quinto, quindi abbiamo 60 per 10 al quadrato, è vero? Sono 600, 60 per 10 al quadrato sono 6.000. Mentre la VCC sono 32. Ok? Ok, da PCC e da VCC ci ricaviamo l'impedenza di cortocircuito. La reattanza di cortocircuito io me la posso ricavare come Z diciamo totale, ossia Z1 più Z2. Stiamo lavorando preferibilmente sul secondario, così io ho già tutto quello che mi serve sul secondario. A questo punto, così diciamo, mi fa comodo averlo sul carico, e quindi devo semplicemente dividere la VCC per la corrente nominale, I con 2 nominale. Va bene? Adesso ci sta un poco da ragionare. La difficoltà di questo esercizio, se vogliamo, è che il trasformatore è disposto a stella triangolo. Ci sono due modi per risolvere gli esercizi sui trasformatori. Il primo, non gradito dagli studenti, è direttamente connesso al fatto che il circuito equivalente è il circuito equivalente di macchina per fase, ossia descrive ciò che avviene sulla fase, ossia sulla singola fase della stella e sulla singola fase del triangolo, quindi sulla tensione concatenata. Quando ragiono così, ragiono soltanto sulla fase, e mi devo stare attento poi a ricordarmi che le tensioni che ottengo sono le concatenate secondarie, le correnti che ottengo sono quelle di fase secondaria, e quindi con la tensione di linea secondaria stanno in relazione 1 sul radical 3. È una cosa semplicissima, ma è facile sbagliarsi. Quello che si fa normalmente, che gli studenti preferiscono fare normalmente, è viceversa: dimenticare
che c'è un collegamento interno che può essere a triangolo, zigzag, quello che volete voi, e fingere che il trasformatore sia stella, stella, sempre. Ok? Cioè, il trasformatore mi diventa un black box in cui io non so che c'è dentro, ma immagino che ci sia un trasformatore collegato a stella stella, e che questi parametri di targa, queste prove in cortocircuito, queste prove a vuoto, siano state fatte sul trasformatore nel collegamento stella stella. Questo semplifica di molto la trattazione, principalmente vi abito a fare un solo tipo di esercizi, ok? Senza poi fare riporti particolari. Ma attenzione, perché quando andate a ricavare i parametri in questa configurazione qui, i parametri non sono i parametri veri del trasformatore, ma sono i parametri di un trasformatore stella a stella che dal punto di vista del comportamento ai terminali è equivalente al trasformatore dato, e quindi sono in relazione con i parametri veri, ma non sono i parametri veri. Le resistenze che uno trova dalla potenza di circuito non sono le resistenze vere, sono resistenze di un trasformatore fittizio equivalente a quello dato, che si comporta ai morsetti esattamente alla stessa maniera, ma che non è quello dato, non è quello vero. Okay? Allora, risolviamolo, diciamo, come se fosse un circuito stella stella. Ci serve la corrente secondaria nominale. Beh, la corrente secondaria nominale è facile, ce l'andiamo a prendere dalla potenza apparente. S con N di A è uguale, scusatemi, iniziamo a scriverlo per il trasformatore A. S con N di A, abbiamo detto che è 300, quindi è radical 3 V per la corrente nominale 2A, 2, 0, corrente nominale di 2 A, per il coseno di Φ, no scusate, il coseno di Φ non ci sta, la potenza apparente. Quindi I con 2 N A è uguale a S con N di A diviso radical 3 V2 0, ossia 300 per 10 al cubo, vero? 300 per 10 al cubo diviso radical 3 per V20 400. Allora, sono 3 quarti di 10 al cubo, sono 0,75 per 10 al cubo diviso 1,7, dammi un valore, 4,33. 4,33. No, non è possibile. Quattro e trentatré. Quattro e trentatré ampere. No, quattro e trentatré per 10 al cubo. Ah! Tu mi dici quattro e trentatré. Ok, ci siamo. Allora, a questo punto la Z secondaria di A è uguale, allora, VCC 32 diviso 4,3. Zero sette, 19.
ok, questa è l'impedenza riportata al secondo. Ok, a questo punto questo qui sarà la radice quadrata della R totale al quadrato più la X totale al quadrato. Ricaviamoci la R totale al quadrato. R me la vado a ricavare dalla potenza di cortocircuito, cioè io so che 3 R totale riportata al secondario per la corrente nominale secondaria del trasformatore A al quadrato è uguale a PCC. Quindi R con T secondario è uguale a PCC diviso 3 I N2A al quadrato uguale 6 per 10 al cubo diviso 3 per 433 al quadrato. Diviso 433 al quadrato, molto piccolo. Mi piace. Ok, ora a questo punto posso ricavare la x con t come la radice quadrata della z t A secondario al quadrato meno la R con T al quadrato, e cioè radice quadrata di 007 al quadrato meno 001 al quadrato, che è 007 circa. Ok, sarà 0068 qualcosa. Ok, e questa è la, questi sono i parametri della macchina. Che ce ne facciamo? Allora, ricordiamoci che i due trasformatori vanno connessi in parallelo. Se trascuriamo le se trascuriamo, diciamo, la corrente magnetizzante, abbiamo qui applicata la V2N e qui avremo una V con 2 passando per i parametri del circuito equivalente, parametri longitudinali del circuito equivalente. Allora, si determina cioè una caduta di tensione. Perché metto la V2N qui? Perché sostanzialmente questa è la V con 1 riportata al secondario. Sto riportando tutti i parametri al secondario. Allora, la prima cosa che devo notare è che in questo nodo si verifica che il principio di Kirchhoff mi dice che la I con 1 più la I, scusate, la I con A più la I con B, entrambe riportate al secondario, mi dà la tensione, mi deve dare la tensione sul carico. Ok? Per ottenere questa, che la, questa condizione fasoriale sia una condizione ricavabile con, algebricamente, con degli scalari, io devo rispettare una condizione, se vi ricordate. Poi c'è un'altra condizione che deve essere rispettata, perché in maniera tale che i fattori di carico dei due trasformatori siano lo stesso fattore di carico, ossia se uno raggiunge la sua potenza nominale anche l'altro deve raggiungere la sua potenza nominale. E poi c'è una condizione che devono avere i due trasformatori perché non ci siano
correnti di circolazione. Ok, queste sono le condizioni per mettere in parallelo due trasformatori. Allora, prima condizione: il collegamento, il gruppo deve essere lo stesso, quindi il secondo trasformatore che scelgo, il PB, guardate che ho finito, allora, il trasformatore B deve essere dello stesso gruppo per evitare le correnti di circolazione, deve avere la stessa tensione primaria del trasformatore A, deve avere la stessa tensione secondaria del trasformatore B, del trasformatore A, cioè 400 volt. Ok? E qui abbiamo evitato la corrente di circolazione. Poi deve avere potenza di cortocircuito percentuale 2% come il primo e tensione di cortocircuito percentuale uguale a quella del primo. E qui abbiamo rispettato le condizioni, ma in più io adesso devo stabilire, non mi basta, perché devo stabilire qual è la taglia di questo trasformatore. Quindi la prima condizione è che dal punto di vista delle correnti io avrò che la corrente secondaria fornita al carico dal trasformatore A deve essere uguale alla corrente secondaria fornita al carico dal trasformatore B, cioè sommata alla corrente del trasformatore B deve essere uguale alla corrente di carico. Ok? Quindi devo sapere quanto sono le correnti fornite dai due trasformatori. Fatto questo, avrò risolto. Allora, a questo punto, come faccio a sapere qual è la corrente? Mi aiuto con sapendo le caratteristiche del carico. Io devo sapere che la tensione non deve scendere al di sotto dei 380 volt, cioè ci deve essere una caduta di 20 volt su questa impedenza. Applico quindi la formula della caduta industriale, della caduta di tensione industriale di un trasformatore nella sua forma più semplificata, ma benissimo per l'esame. Cioè mi dice che la delta V, che deve essere uguale, abbiamo detto, a 20 volt, è uguale a radical 3 per la corrente I con A secondaria per R secondo A coseno di Φ più X secondo A per il seno di Φ. Questi parametri io ce li ho tutti quanti, perché ho la corrente tranne la corrente, perché ho la caduta 20 volt, conosco le resistenze in coseno di Φ, mi serve soltanto per calcolare la corrente secondaria. Perché il radical 3? Perché stiamo sulle tensioni concatenate, perché questi 20 volt sono di caduta sulla tensione concatenata e quindi devono essere moltiplicati per radical 3. Quindi 20, la corrente I secondo con A è uguale a che cosa? A 20 diviso radical 3 per R secondo con A 0,01 coseno di Φ 0,8 più X secondo con A 0,07 per il seno di Φ che sarà 0,36 se non sbaglio, perché ho tolto fa 64. Questa è la corrente secondaria fornita dal trasformatore A. La, se me la fate, mi date il numero, quanto? 347. Ok, la corrente secondaria totale è uguale a 495 per 10 al cubo diviso radical 3 per 380
sì, perché la potenza l'ho data in kilovolt ampere, se l'avessi data in potenza attiva avrei dovuto metterci anche cosa in più. Ampere. Questo che significa? Che la corrente secondaria del trasformatore B è uguale alla corrente totale meno la corrente secondaria del fornita dal trasformatore A, cioè 752 meno 347. Ok, finito. A questo punto sono in grado, ho trovato tutto, sono in grado di stabilire anche la potenza. Mi mancava la potenza apparente del trasformatore, del secondo trasformatore, me la calcolo così: la potenza apparente del trasformatore B diviso la potenza apparente del trasformatore A stanno tra di loro in relazione come le correnti fornite ai carichi. Quindi, visto che le tensioni sono uguali, stanno in relazione tra di loro come le correnti. Quindi I secondo con B diviso I secondo con A, cioè 404 diviso 347. E qualcosa. Okay. Da qui si ricava anche l'ultimo dato che ci mancava, che era la potenza apparente del trasformatore. Va bene?